Salve a tutti, in questi tre video che metterò descriverò alcune delle mie più importanti creazioni su Minecraft. La creazione sarà introdotta da un'immagine e da una piccola panoramica che a volte metterò alla fine. Ho costruito tutto in modalità creativa. Tutte le creazioni saranno disponibili in formato schematic sdincedit al più presto sul mio sito. Ma adesso iniziamo a vedere le creazioni. La prima è una che mi è venuta in mente guardando una pianura. È il Main Mag, il centro commerciale più indie Minecraft. Entrando troviamo un atrio aperto con una grande scalinata. Questo posto è frequentato spesso da mob. Comprende anche un impianto elettrico molto innovativo e delle vetrine con gli abiti migliori. Questa è la cascata dei desideri dove gettare monete ed esprimere desideri. Ok. Questa è la tavola calda. È provvista di tanti forni e di una pratica cassettiera. Ecco invece l'inceneritore per sbarazzarsi di cose inutili. In quest'area troviamo l'ascensore che è spento a causa del rumore e le scale a chiocciola. Eccoci al primo piano, qui si trovano i negozi principali. Questo è il primo, è il market che contiene molti oggetti più difficili da reperire in giro. Qui invece troviamo il negozio di dischi, si può ascoltare la musica dalle U-Box e poi scegliere se comprare il disco. Incontriamo qui la bancarella degli oggetti rari, preziosi e misteriosi. Ecco l'inizio della cascata. Qui si può leggere in tranquillità ascoltando il rumore dell'acqua. L'ultimo negozio a questo piano è quello di rotaie e scale. Qui c'è un piccolo modellino per vedere il funzionamento dei vari pezzi. Saliamo al secondo piano e troviamo quella che sarà la zona bar, ma deve ancora essere arredata. Anche se il terrazzo è già stato arredato con tavoli e sedie. Si gode un bel panorama da quassù. Si vedono tutti i biomi. Prepariamoci adesso a vedere il terzo ed ultimo piano, la zona relax. In questa zona ci sarà la biglietteria per la fantastica piscina al coperto. Ecco uno scheletro che si bagna i piedi. Ehi, ciao, come ti va?
Cazzo guardi, coglione. Facciamoci un tuffo in te. Anzi, due i piedi. E possiamo godere delle comode sdraio in pietra. Per poi rilassarci su questo balcone più alto dal quale godersi i biomi. Bene, è tempo di uscire. Otto un creeper. Vovò. Guardate che scritta, e guardate che fantastico impianto elettrico. E di nuovo la scritta. È fatta di etere polente e da lontano fa la sua sporca figura. Continuiamo con la seconda creazione. Mi è venuta in mente, guardando i blocchi che ho utilizzato per farla. È un tempio Maya. Do un messaggio. Entrate pure, tanto morirete tutti nel 2012. Ok. Saliamo la lunga ed interminabile scalinata. Un altro messaggio. Attenzione, non uccidere il sacro bue. Che avrà voluto di? Entriamo. Ah, ecco il sacro bue. Vediamo che succede se lo colpisco. Niente. Ho una cassa, vediamo che c'è dentro. Ah, ecco gli strumenti più usati dai Maya. Dato che questa creazione era piccola, passiamo alla terza. No, non è questa, questo è un villaggio di paesani artificiale. Non è neanche questo, sono i miei strumenti musicali e i miei megaschermi. La prossima sarà l'ultima creazione di questo video. È una delle ultime fatte e ne vado molto fiero. L'ho creata pensando alla storia. È il cavallo di Troia. È interamente costruito in legno raffinato classico. E la base e le ruote, con una botola sulla pancia. Entriamo. È ancora vuoto e non c'è niente tranne il buco dei rifiuti. Da lontano ha un bell'aspetto. Questo video termina qui. Al prossimo. Grazie e arrivederci.